Ragazzi, io lo so che molto spesso illuminate il retro dei vostri armadi come in questa foto con il cellulare. Vedete delle scene agghiaccianti, spegnete la luce, rimettete il mobiletto a posto e tornate alla vostra vita. Ciao, sono Giuseppe la Chiappamuffa e vorrei sensibilizzarvi sulla piaga peggiore che vi può capitare nelle vostre case, ovvero sottovalutare un problema di muffa dietro gli armadi solo perché non riusciamo a spostarli. Cari amici, il problema della muffa dietro gli armadi è il più fastidioso, perché a differenza di una parete completamente libera dove posso buttare liberamente candeggina e le peggiori sostanze chimiche che ho in dispensa, dietro l'armadio purtroppo no. Il vero problema è che la muffa, indipendentemente dal fatto che voi la pensiate o meno, continua a lavorare indisturbata dietro il vostro armadio. Quindi si nutre, si riproduce e continua a emettere spore che probabilmente finiscono nell'ambiente e magari vengono respirate dai bambini. Il vero dramma, e me ne rendo conto ragazzi, è che spostare un armadio di 8 ante pieno di vestiti è persino più doloroso che tenersi la muffa. Però se non volete trovarvi in situazioni catastrofiche, tipo quelle che racconto nei miei video, e già che ci sono vi butto l'immagine più emblematica che ho raccolto in questi anni in sovrimpressione. Dovete evitare che la muffa si mangi metri e metri di pareti, compresi il retro del mobile, vestiti e tutto il resto. Qual è il risparmio di dover ricomprare un mobile ogni 2 anni solo perché la muffa non la vediamo e la lasciamo crescere indisturbata? Ci sono diverse scuole di pensiero su come gestire questo tipo di situazioni. Una ovviamente è comunque cerchiamo di controllare il tasso di umidità, non mettiamo vestiti bagnati, ma ovviamente il 99% delle persone già fanno queste cose. Alcuni hanno rimosso i pannelli posteriori del mobile, non c'era altra scelta e hanno accettato di avere un po' di polvere sui vestiti. Però almeno potevano controllare la situazione e magari intervenire da dentro il mobile. Qualcun altro ha fatto dei fori all'interno del pannello per avere una sorta di compromesso fra le due cose, qualcun altro addirittura ha spostato i mobili. In conclusione, qualunque sia la tua decisione, una volta che hai illuminato una macchia di muffa dietro il mobile, non puoi nascondere la testa sotto la sabbia come fa uno struzzo, perché il prezzo da pagare di questa scelta sarà molto più grande nell'arco del tempo. A te la scelta. Se questo video ti è stato utile, lascia un mi piace, iscriviti al canale e ne parliamo nelle prossime puntate prenatalizie. Ciao da Giuseppe e basta muffa!